Non si è imparato nulla da Crotone. I migranti considerati alla stregua di oggetti da lasciare lì a morire in un momento in cui il barcone arriva a pochi metri dalla strada. A me sembra che sia avvenuto un salto di qualità nella concezione e nel rispetto della persona umana dopo le vicende di Crotone. E quindi anche la vicenda del CPR va letta in modo diverso. Luoghi che si sono caratterizzati per un profilo che diventa il profilo detentivo prima che quelli destinati all'estero vengano messi, Italia a mio giudizio non ci devono essere. Non dico che non ci debba essere un luogo dove si mettono, dove si portano coloro che sono destinati ad altri luoghi in Europa o a ritornare dove, però devono essere di altra tipologia, devono essere accoglienze, non c'entra nulla la dimensione per come sono stati configurati finora cambia poco. Penso che di aver visto un altro film. Noi siamo stati convocati dal prefetto di Firenze, coordinatore dei prefetti, alla presenza di tutti i prefetti, tutti i sindaci di capoluogo, tutti i presidenti di provincia. In quell'occasione nessuno ha dato parere contrario al centro per rimpatri. Nessuno. Anzi, il Ministero, attraverso i prefetti, si è attivato nei territori per, quindi da tempo, non da quella riunione, per vagliare possibilità e strutture che avessero una dignità e una funzionalità. Quindi io rimango a questo e quindi qualcuno ha cambiato idea. Due, i centri per i rimpatri sono gestiti dallo Stato italiano, dalla polizia italiana, non dal un feroce dittatore che ha l'interesse di mettere in detenzione stranieri, trattarli male, affamarli. Ecco, penso che se venga realizzato avrà tutti i crismi e i controlli necessari a quel centro e non verrà negato nessun diritto, salvo identificare, una volta identificati, essere rimpatriati. Altra considerazione, basta con l'ipocrisia. Quando un cittadino straniero viene identificato e deve essere rimpatriato, monta su una macchina della polizia e viene portato a centinaia di chilometri nel primo centro di rimpatrio che c'è in Italia. Nel 90% delle volte lo vediamo tornare indietro. Quindi c'è un dispendio di risorse, energie, basta parlare con la questura, di poliziotti che partono e vanno dall'altra parte dell'Italia, spesso verso il sud, a portare queste persone che non hanno i diritti, non hanno i requisiti.